capacità per riuscirci. Avvicinati e ascoltami attentamente. Non temere, viandante, non voglio farti alcun male. Mi serve il tuo aiuto e te ne sarò grata. Eterno. In vita ero una persona importante e influente. Fui assassinata. Vidi quell'uomo, ma non so perché mi ha uccisa. Esigo giustizia, perché sono stata condannata a restare nel mondo finché la mia morte non sarà vendicata. Chi ti ha assassinata? Cosa vuoi che faccia esattamente? È un uomo con un occhio solo. Qualcuno deve avergli dato l'ordine di farlo. Dai il suo nome alle autorità di Arx e io riposerò in pace. Chi sei? Forse lo saprai quando verrà il momento. Prima di tutto mi devi aiutare. Trova i responsabili della mia morte. Adatto per tirar su dei bambini, questa fortezza. Lara! È un pezzo che non si vede più Azrael Darthorn. Ammetto che è morto dentro la cripta. Stupido tombarolo. Ah.
Ela, ci siamo persi? Dai, facciamoci una bevuta. Ti libererai di un peso. Mi chiamo Inoil Calpeil e questo buco è il mio rifugio preferito. Perché non mi parli un po' di te? Beh, allora parlami di questo posto. Beh, questo è un bar. La gente viene qui a bere e lamentarsi. Ma forse volevi avere un quadro più vasto. Devono averti proprio sfondato la capoccia. Viviamo in queste vecchie miniere perché il nostro sole si è spento qualche anno fa, trasformando il mondo in superficie in una landa ghiacciata. Ma quanta gente vive qui? Dove posso trovare questa corporazione dei viandanti di cui forse faccio parte? Non sono sicuro di quante persone ci siano ammassate qua sotto. Oltre a noi uomini ci sono goblin, nani, troll, e tutti hanno diverse fazioni. È davvero difficile a dirsi. Quanto alla corporazione dei viandanti, sono dei bastardi dalla pelle dura che mantengono i collegamenti e gli scambi tra noi e tutte le altre città tane. Suppongo che le piste tra le città siano lunghe e pericolose, quindi non li vediamo molto spesso. Potrebbe volerci parecchio prima di vederne altri. E Noil, devo parlarti dell'omicidio di una donna. Cosa vuoi da me? Non ho niente da dirti, quindi fila via. Senti, tu e il tuo unico occhio. Non te lo chiederò una seconda volta. Lasciami in pace, tu. Tu non sai cosa dici. Ancora birra! Voglio ancora birra! Tizi! Ogni notte. Pollo! Giorno, sempre pollo! Credere a quello che è successo ieri alla taverna. Arrivo come era prima. Che si crede di essere? Mi dispiace, ma non ho proprio tempo per te. Carlo, assumiti la responsabilità del tuo crimine. Oh mio Dio! Dove l'hai trovato? Non ha alcuna importanza.
Lo riconosci? Sì, è vero. Ma l'ho fatto solo per il bene del regno. Ho scoperto che la regina apparteneva a un ordine segreto. L'ordine del Sacro Pugnale. E così hai pensato che uccidere la regina fosse la soluzione migliore? Non hai pensato di raccontare al re quello che avevi scoperto? Talvolta la verità fa più male della menzogna. Pensai che il re sarebbe morto di dolore, sapendo che sua moglie voleva che venisse assassinato. Ecco questa lettera. Capirai meglio quello che ti sto dicendo. Quello ha russato tanto forte notte. Che gli dèi siano con te. Il cibo non era male, ma il vino era pessimo.